allora vediamo che cosa è successo con la complicità anche di Jerry, diciamolo. Sì. Alla SAI l'ultima. È stato lui. Eccolo qua. Lei è Calogero Calò, nato a Roccalumera, Messina. Roccalumera. 56 anni, titolare del bar Roma Roccalumera. Fondatore e presidente del circolo amatori delle belle donne, quindi con Natalia Strada. Natalia Strada è a cavallo, diciamo. La cosa curiosa è che l'ammissione al circolo è consentita solo ad uomini che abbiano dato prova di concreta virilità con almeno tre donne straniere. E perché sai che in Sicilia si mettono. Beh, se in prova lo diciamo, poi senta, in puntata non possiamo dire tutte queste cose, diremo che lei è presidente di un circolo. Non si possono dire tutte queste cose. Il signor Calogero dice le donne servono solo a sposarsi e fare i figli e poi devono. Cioè, signore, se voi chiamate. Le donne servono solo a sposarsi e fare i figli. Sì, ma se voi chiamate. Scusi, signor Gerry, io sono. Diciamo che sono venuto qui, sono venuto con, diciamo, la buona volontà anche sì. Però voglio dire. Perché c'è stato. Facciamola vedere. Questo. No, ma che ne. Ah, scusa, no, Mario Bianchi, ma lui vorrebbe pure far vedere una foto delle strade nude. Non sono nuda, va bene. No, scusate. Ma voi pensate che uno viene dalla Sicilia, dalla Colomero, per farsi pigliare per il culo? No. No, no, però. No, No, ma perché? No. Perché lui ci tiene a farla vedere. Vabbè, io non la voglio far vedere, l'ho già fatta vedere abbastanza, cosa vuole? Tu l'hai già fatta vedere. No, la foto prima. Appunto. Scemo, cioè ho fatto così, basta. Ci metto la mano io sopra. Mia. Facciamola. È una foto. È una bella foto dell'estate. Dica, signor Calogero. Noi siamo venuti anche, portato pure. È un regalo per il signor Scotti. Vieni. Queste sono le cose che piacciono a me. Però lei è a dieta, lei no, vabbè, però. Ha dichiarato di essere a dieta. Ma io sono a dieta. Che bella, è per me? Vabbè. Sì, vabbè. Facciamo una fotografia. Vabbè, che lo facciamo? Duri un cannolone per. Scusa, ma questo è speciale per la signora Natale. Belli questi. Io non lo siciliano autentico di ricotta fresca. Mi scusasse. È per mio fratello, che me lo può firmare? Sì, fate dopo. Sì, vai in mezzo allo studio, lo può firmare? Una firma. Cortesia, che c'è? Che ci vuole? No, dai! Ma che l'ho fatta io la foto? L'hai fatta tu la foto? Ma che adesso fa? Dammi un cannone a me. Io dica lei, Calogero. Dai, dopo ti firmo il calendario, ti firmo quello che vuoi. Ma ora no. Dopo però. Dai, stiamo facendo signor Gerry, se mette una poca parola a lei. Dai, vabbè, il calendario, cosa vuoi? Ce l'hai anche tu appeso in camera tua, allora? Vai. Vabbè, signor Calogero, lei ha fatto un gran casino. Ci siamo divertiti, però. Faccia la barzelletta. Ci sono un. Una da guardare? No, no, lo devo raccontare! In Sicilia, io sono di Roccalumera, che è un paese bellissimo della Sicilia, in provincia di Messina. Uno va, uno farmacista e dice. Non si sente niente! Mi date per favore un pacchetto di preservative? Si può dire? No. Allora, come si può dire? Si può dire sì, ma lei non si trova, lei la racconti tutta. Allora, va. E se catta un pacchetto di. Compra un pacchetto di preservativi, ne piglia uno, piglia un resto e un'uglietta dentro un cestino. E se ne va. Torna l'indomani, mi dai per favore un pacchetto di preservativi? Un amicizio, ti dà. Un pacchetto di preservativi, piglia uno, mette in tasca, adesso l'uglietta. Un altro, un'altra volta, piglia un pacchetto. Oh! Dice il farmacista. Ma che fa? Piglia uno e l'uglietta l'altro. Io mi voglio togliere un vizio. Questo è scemo, non è? Ma mi sta sfinendo, ma lei glielo chiede. Ma noi quando ci vede fare gli spiritosi così insomma in televisione, non è che poi davvero quando dico a un concorrente Natalia verrà a cena con lei, lei va davvero. Calogero, tu hai una dignità. Dignità sì, ma che cazzo. Te stai facendo picchiare con culo. Un culo tu piglia tia, capito? Abbiamo prenotato. Vabbè, ma mica tanto per essere. Va bene, dai un bacio al signor Calogero, finiamola così con sto bacio. Va bene. Io faccio un casino che non finisce più. Va bene, perché se non è modo di saltare la gente che viene qua, capito? Jerry Scotti! Non puoi offendere la Sicilia, nunca! No. Questo è fallo, Calogero, fallo, Natalia.
Fallo, Carlo. No, fallo, fallo. Natale, non... No, ragazzi, però se portate qua i concorrenti, fatti i casting allo psichiatrico. Ho indole le calme, dice che non c'è. Abbiamo prenotato... Allora, vi auguro. Ce lo vai. No, vi auguro, siete colpa di tutto. Io? Sì. Le uniche cose che c'entrano sono i femmine. Noi siamo venuti qua perché siamo stimatori di film. Quante ne hai? E lo so, ma... Vai, e devi rompere cosa vuoi? Ma ti sto rompendo io? Ma tu scusa. No, ma... Signor Scotti, per lei c'era la cassata, mica... Ma tu li credi che sì? Io? E io sono qua a casa mia. No, ecco. No. E mi auguro come siamo. A casa tua? No. Come no? Che sei un grande bluff, hai capito? Sì o no? Jerry, se... Oh mamma, che dolore! Tutto finto veramente no. Bene, no, ma eri veramente bello. Io adesso mi devo confessare, non lo posso confessare? E io sapevo tutto. Allora? No! 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 No!